Senti, per l'inverno tornerai ancora in Australia? Sì, a febbraio. A febbraio. Febbraio in Australia, quindi là sarà l'estate. Sì. Estate, spiagge, mare, Gold Coast, 38 gradi. Ciao. Credo che tu stia facendo un po' di invidia ai nostri telespettatori, Christian. Sì, ecco. Però non è tutto oro quel che brilla. Perché vi descrivo una settimana tipo questo weekend, ok? Stasera ho fatto il Palasport a Piacenza, poi sono venuto al Palabam a Mantova, appunto. Domani in sosta saremo un briefing con tutti i miei collaboratori, i miei amici anche. Briefing venerdì, parto, vado a Grenoble in macchina. Sì, io e Maurizio, il mio amico che mi accompagna, andiamo a Grenoble, faccio la serata a Grenoble, poi devo essere alle 16 del sabato pomeriggio a Mediaset a fare le prove, perché poi domenica andrò in onda con a Domenica 5, ospite da Barbara D'Urso, a presentare i miei dischi. Quindi sabato prove generale ore 16, tornando da Grenoble, quindi dormi tipo quel quarto d'ora che basta, e poi prove generali a Mediaset, primo volo per Roma della sera. Si va a Roma, suonerò a Viterbo, serata a Viterbo, dormo a Roma, mi sveglio alle 10 di mattina perché ho il volo alle... anzi, mi sveglio alle 9 perché ho il volo alle 11, quindi il tempo di riprenderti e essere in aeroporto. Ho il volo da Roma, il volo per Milano, arrivo a Milano, vado a Mediaset, si fa buona domenica, si lavora il pomeriggio, domenica 5 si lavora il pomeriggio. E finita domenica 5 prendo il primo volo per Napoli della sera e vado a Napoli, che suonerò a Napoli domenica sera. Io sono particolarmente orgogliosa per quello che tu hai appena detto, perché insomma abbiamo visto su reti nazionali DJ stranieri, abbiamo visto DJ stranieri testimonial di ditte italiane, e questa cosa un po' ci ha dato fastidio perché avremmo tanto voluto vedere magari un DJ italiano per delle ditte italiane, ma finalmente anche un nostro DJ italiano su una rete nazionale. Sì. Complimenti, Christian. Era Tommy che andava... Beh, ma Tommy ha avuto un trascorso diverso. Certo, però è stato l'unico DJ italiano che è riuscito ad andare in TV e fare un ottimo lavoro attraverso la TV. Io vado perché vado a presentare quello che ho creato dalla discoteca, quindi è una cosa, un percorso diverso. Ma come è venuta questa cosa? Vai a presentare i tuoi dischi all'interno comunque di un programma che di musica non parla. No, parla di cronaca nera, parla di tante altre cose, tanti altri fatti che la gente vuol sentire, perché comunque ha milioni di ascoltatori. Quindi si fanno dei break, sarò con Rihanna, perché sarà anche Rihanna con me, e quindi saremo ospiti in questa ospite internazionale e un ospite nazionale. Ma chissà mai che dopo, insomma, David Guetta, magari Rihanna deciderà di cantare per il nostro Christian Marti. Io ci provo, magari la rinchiudo in un camerino, le do un microfono, accendo il computer, ma sarà blindata a livello di contratti. Tanti auguri per tutto, e sai che noi di Enjoy Television ti siamo molto affezionati, per cui guarda, una raccomandazione te la vogliamo fare: adesso che andrai su una rete nazionale, tieni alta la bandiera dell'Italia e dimostra che la discoteca, il mondo delle discoteche, non è tutto uno schifo come fanno sempre vedere. Assolutamente. Ci sono persone che lavorano come te, come me, come i nostri cameraman, siamo persone serie che lavorano. E insomma, pensateci voi che avete la possibilità di farlo. Sì, tutti noi abbiamo questa, tra virgolette, questo privilegio di poter parlare al grande pubblico, e attraverso le radio e attraverso i media, no?
Speriamo di fare discorsi anche profondi, ma ci saranno anche altre occasioni per fare queste cose. Quindi speriamo di dare dei messaggi positivi ai ragazzi, di dare dei messaggi positivi anche all'opinione pubblica, alla gente che comunque ha un'idea non sempre corretta di quello che è il mondo attuale della discoteca. Cristian, grazie. Grazie Cri, grazie a voi, siete sempre carinissimi e gentili. Mi raccomando, adesso però che vai su Mediaset non dimenticarti di Enjoy. Ma ci mancherebbe. Grazie a voi, ci vediamo presto.